Un bellissimo progetto, quello dell'orto sociale qui a Castellamonte. Grazie, ci abbiamo messo tutto il nostro impegno per riuscire a fare qualcosa di che fosse gradevole e che fosse più utilizzabile da tutti possibile. È nato grazie all'intenzione di coinvolgere persone in difficoltà lavorativa e cercare di riattivarle per cercare di creare loro delle condizioni più facili per ritrovare lavoro. L'area è stata completamente ripulita, era piena di rovi e avete già iniziato a piantare. Sì, l'area era un vero e proprio roveto, c'erano rovi che coprivano le piante che vedete qui attorno, ma ci abbiamo messo il nostro impegno e siamo riusciti a ottenere qualcosa di piacevole. Insomma, è stata dura, ma l'impegno ha dato i suoi frutti. E saranno proprio le persone in difficoltà a coltivarlo? Sì, sono le persone in difficoltà a coltivarlo e io spero che saranno le persone di Castellamonte poi a utilizzarlo. Abbiamo contatti con tante associazioni che ci hanno dato il loro aiuto dandoci la loro opinione di come avrebbero voluto questo spazio. Abbiamo creato questo percorso sensoriale in accordo con l'associazione dei parkinsoniani, con la scuola di musica che fa anche musicoterapia con persone con disabilità di vario genere e speriamo che venga effettivamente utilizzato. E anche i frutti di questo lavoro saranno destinati alle famiglie in difficoltà? Assolutamente sì, c'è l'associazione San Vincenzo che ritirerà il raccolto ogni settimana e distribuirà ciò che è stato prodotto alle persone che ne hanno bisogno. Sperando che sia un prodotto veramente genuino, non abbiamo usato nulla se non un pochettino di letame per migliorare il terreno, quindi sarà cibo sano. Un progetto propedeutico che riempie d'orgoglio l'amministrazione comunale? Sicuramente è un'idea che come amministrazione avevamo già preso a cuore, ne avevamo già parlato con l'ASL per quanto riguarda il terreno vicino all'ospedale. Non è stato possibile iniziarlo lì, grazie a Semi, iniziato una, io la chiamo sperimentazione, ma a questo punto la chiamerei un sogno realizzato, perché questo terreno che è stato dato dall'amministrazione, che effettivamente era un roveto più che un terreno, è stato, io non so, l'amore di questi ragazzi, l'entusiasmo, l'ha reso fertile di energia. Io sinceramente li ringrazio di cuore perché hanno creato un angolo di unione, di comunità, e l'abbiamo percepito fin dall'inizio, nel senso che purtroppo per problemi burocratici sono partiti tardi ad agosto, eppure sono riuscita a fare un primo raccolto. La gente del luogo se n'è già accorta di questo cambiamento di questa zona, sia il vicinato ma anche quelli che passeggiano nella zona hanno apprezzato e ringraziato i ragazzi, sia con partecipazione, perciò portando loro le sementi, piante, cose di questo genere, sia portando la merenda e facendo merende insieme. E questo è comunità, questo è comunità, e l'amministrazione su questo ci punta e ci spera, e come ho detto prima, spero veramente che l'ASL lo prenda come esempio per le attività sensoriali e di aggregazione per tutti quei malati parkinsoniani, di Alzheimer o gli autistici. Perciò l'amministrazione lavorerà con loro, spero, per molto tempo, e i risultati si vedono già.